Buongiorno e benvenuti a tutti. Non ci sono solo il sushi, i fiori di ciliegio e i manga che rappresentano il Giappone. Infatti l'arcipelago giapponese affascina il mondo intero per i suoi codici etici, così come per i suoi usi e costumi che possono scioccare tutti quelli che lo visitano. Strane, sorprendenti e talvolta insolite, ecco 10 cose che dimostrano come il Giappone non somigli a nessun altro paese. Quando si tratta di abbinare l'igiene e l'high-tech, ebbene, i giapponesi sono i più forti. Ciò si vede specialmente nei loro bagni, che non troverai da nessun'altra parte del mondo. Creati negli anni 60, al giorno d'oggi, sono usati quotidianamente dalla maggior parte dei giapponesi, ma continuano ad attirare e a stupire i turisti. Questi bagni, chiamati anche washlet, sono dotati di vaschette riscaldanti ed a bidet incorporati. Inoltre, contengono un sistema di getto d'acqua per il risciacquo e per la pulizia, un sistema di asciugatura destinato all'occorrenza a far risparmiare sulla carta igienica e talvolta persino un sensore di movimento per l'apertura e la chiusura automatica della vaschetta. Nel washlet è tutto regolabile, compresa la temperatura dell'acqua e della lunetta, la forza del getto d'acqua, il sedile che può essere sistemato secondo la posizione desiderata e molte altre funzionalità, cosa da garantirti il comfort quando vai a fare i tuoi bisogni. Mangiare facendo rumore si impara in Giappone. Se nel resto del mondo mangiare silenziosamente fa parte delle buone maniere, bene in Giappone slurpare, vale a dire aspirare rumorosamente il proprio cibo e più precisamente i noodle, fa parte dell'arte del mangiare. Ramen, soba, udon, vale per tutto. Quindi nei ristoranti giapponesi non è raro sentire questi rumori fastidiosi ed irritanti per gli stranieri. Però perché questa abitudine esiste tra i nipponici e cosa significa? Beh, secondo alcuni specialisti tra i giapponesi mangiare aspirando forte e quindi facendo rumore consente di percepire meglio il sapore del noodle, di cui non proveremo nessun sapore se ci accontentassimo di masticarlo. Peraltro il rumore che si fa mangiando può anche essere un modo cortese di mostrare che si apprezza il piatto. Se nel mondo alcuni cercano di prendere il sole in tutti i modi, che si tratti di andare al mare, facendo sci, se non addirittura ricorrendo ad altri metodi di abbronzatura artificiale come l'esposizione ai raggi ultravioletti, invece i giapponesi in genere fanno la guerra ai raggi del sole e a maggior ragione avere la pelle chiara rappresenta un criterio di bellezza molto importante per i giapponesi, specialmente tra le donne. Nello stesso modo, un'esposizione lunga al sole porta all'invecchiamento accelerato della pelle, occhiali da sole, ombrellino, leggings per i nipponici, ogni mezzo è buono per coprire la minima parte del loro corpo e quindi evitare il più possibile di prendere il sole. I giapponesi si uccidono al lavoro e no, non è una metafora, perché in Giappone il lavoro e il successo professionale sono sacri e vengono prima di ogni cosa. I giapponesi si sacrificano trascorrendo la maggior parte del tempo negli uffici o i loro luoghi di lavoro, persino a discapito della loro vita familiare, perché il lavoro in Giappone non rappresenta soltanto un mezzo per guadagnare soldi, si tratta più di un complimento a sé, un sacrificio per gli altri, perché l'interesse collettivo prevale sull'interesse individuale. Dopotutto, è l'entusiasmo al lavoro e il toyotismo, fondato sulla qualità del prodotto, la riduzione dei costi e dei tempi ad aver consentito al Giappone di ricostruirsi in tempo record dopo la Seconda Guerra Mondiale. In Giappone, a volte, lasciare il proprio ufficio in orario o andare in ferie viene mal visto e l'eccesso di lavoro, così come i numerosi straordinari, talvolta per puro spirito di presenzialismo, portano solitamente alla stanchezza, al sovraccarico, alla depressione, se non addirittura alla morte. In Giappone questo fenomeno è famoso con il nome di karoshi, vale a dire morte per troppo lavoro. Viene usato per designare i casi di morti dovuti in genere a crisi cardiache, ad infarti o a suicidi. Inoltre è persino riconosciuto come una malattia professionale tipica del Giappone. Tuttavia, al giorno d'oggi, le giovani generazioni provano a liberarsi da questa mentalità e di non dedicare più del tutto la propria vita al lavoro.
Ovviamente il giapponese è la madrelingua, è quella ufficiale dei giapponesi, ma cosa ne è per le altre lingue? Infatti si dà il caso che i giapponesi non si impegnino e rimangano molto limitati in materia di lingue straniere. Possono appena parlare inglese, incluso nei settori professionali, dove il più competente dei dirigenti può ricorrere ai servizi di un interprete e persino nel settore turistico. Fatto curioso per un paese che, eppure, appare tra i più grandi esportatori mondiali e inoltre attira sempre più turisti all'anno. Il problema delle lingue in Giappone tuttavia non risale a ieri e l'interesse verso l'inglese non rappresenta una priorità e rientra soprattutto nel divertimento e nel hobby, nonostante le trasmissioni televisive di apprendimento e le numerose scuole di lingue che si trovano nelle grandi città dell'arcipelago. Trovare un indirizzo in Giappone può risultare un vero rompicapo e difatti le vie nelle città o i villaggi non hanno nomi, compreso nella capitale Tokyo, ad eccezione di qualche grande viale, per esempio. Infatti il Giappone possiede un sistema degli indirizzi diverso da quello degli altri paesi del mondo. Questo sistema si basa sui numeri di edifici che formano i blocchi, i quali rappresentano i distretti che compongono le frazioni. Occorre sottolineare che questi numeri non vengono attribuiti a caso, ma dipendono dalla data di costruzione degli edifici. Inoltre, gli indirizzi in Giappone sono scritti iniziando dalla zona più grande fino a quella più piccola. Quindi in Giappone trovare un indirizzo o la propria strada non è un compito semplice. In Giappone la disciplina e il senso di responsabilità sono d'obbligo e i valori della vita sono trasmessi e acquisiti dalla scuola elementare, iniziando dalle regole della pulizia. Così, per esempio, le pulizie sono un compito obbligatorio a cui tutti gli alunni e le alunne devono partecipare. Chiamato soji, il che vuol dire pulizia in italiano, le pulizie fatte dagli alunni sono una routine quotidiana. Ogni sera dopo le lezioni gli alunni fanno le pulizie, spazzano il pavimento, i WC, puliscono in gruppo le loro classi, così come i bagni e persino la parte esterna della loro scuola. Anche una grande pulizia viene fatta da cima a fondo alla vigilia delle vacanze. Qui ancora il soji contribuisce ad alimentare lo spirito di squadra tra i bambini e a far vedere loro l'importanza del comune interesse, e ciò fin dalla loro più giovane età, cosa da renderli adulti responsabili e puliti in futuro. Il bagno in Giappone è un'antica tradizione culturale e un rituale apprezzato dai giapponesi. Infatti il bagno rappresenta un momento di riposo, di relax e di purificazione, per cui si prende tutto il tempo, che sia in un ofuro, questa vasca da bagno giapponese di legno, in un bagno pubblico o in mezzo alla natura. Anche i turisti stranieri che visitano l'arcipelago ne fanno l'esperienza durante il loro soggiorno. Oltre ai bagni termali caldi o onsen, i quali offrono la possibilità di farsi bagni in pubblico, circondati da paesaggi naturali affascinanti, esistono anche bagni pubblici o sento, che invitano al relax e possono persino offrire set da bagno ai loro clienti, se questi ultimi non portano con loro il necessario da toilette. E ovviamente, prima di entrare in bagno, bisogna innanzitutto lavarsi e pulire il proprio corpo, dopodiché sarà possibile crogiolarsi con l'acqua calda del bagno. Le abitudini culinarie giapponesi non finiscono di stupirci. Ormai, se andrai in Giappone, potrai scoprire una nuova varietà di Coca-Cola in una bottiglia tutta rivestita di bianco, lontana dal famoso colore scuro abituale della Coca-Cola. Questo prodotto di nome Coca-Cola Plus è stato lanciato in Giappone nel marzo 2017 da Coca-Cola. Infatti la compagnia aveva appena creato una nuova varietà di Coca-Cola senza zuccheri e senza calorie, con in ogni bottiglia da 470 ml 5 grammi di destrina indigesta, la quale è una fonte di fibre alimentari. Tuttavia la bibita ha mantenuto il gusto tipico della Coca-Cola originale. Considerata come un alicamento, vale a dire un alimento e una medicina al contempo, questa bibita consente di ridurre l'assorbimento di grassi contenuti nel cibo e di controllare il livello di trigliceridi nel sangue durante la digestione. Il lancio di questa Coca-Cola Plus ha necessitato di oltre 10 anni di ricerca e sviluppo e risponde ai bisogni di un paese dove la gente, specialmente gli anziani, si preoccupano molto della loro salute e del loro benessere, senza dimenticare ovviamente della questione del gusto. Ovviamente è praticamente impossibile parlare del Giappone senza evocare le geishe,
riconoscibili per i loro kimono in seta colorati con un grande nodo sulla schiena, le loro calze bianche, i loro sandali in legno, il viso truccato con la cipria e le loro acconciature con chignon ornati da pettini da kanzashi, queste donne eleganti e molto distinte fanno parte della cultura giapponese da secoli. La parola geisha, che significa in italiano praticante delle arti, mostra proprio il ruolo nella società di queste donne così raffinate. Infatti le geishe appartengono al mondo delle arti tradizionali giapponesi come il ballo, la musica, l'arte floreale oppure la cerimonia del tè. Peraltro, devono avere una buona cultura generale, saper parlare e ben comportarsi, il che necessita molto lavoro e allenamento affinché si imparino i codici da rispettare e le tradizioni da seguire. Ufficialmente riconosciuto dal governo dal 700, il mestiere di geisha non è tuttavia abbinato a quello di una cortigiana o di una prostituta, a differenza dei preconcetti del mondo. Infatti, il ruolo di una geisha è quello di intrattenere attraverso l'arte e di accompagnare dei clienti illustri nei ricevimenti, nei banchetti o nelle sale da tè. Mentre questo mestiere era molto diffuso nel passato, il numero di geishe è molto diminuito al giorno d'oggi. Oggi è soprattutto nelle città di Kyoto che è possibile incontrarle, nella frazione di Gion o nel loro Okia, la casa dove vivono. Erano 10 cose che dimostrano come il Giappone non somiglia a nessun altro paese. Quale di queste cose ti ha stupito di più? Faccelo sapere nei commenti. A presto!